Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, prima di iniziare questa trasmissione che continuerà il discorso sulla percezione extrasensoriale che abbiamo iniziato ormai da alcune sere, da alcuni giovedì sera, vi ricordo che il giorno 24 febbraio alle ore 17.30, diciamo l'ora ultima in cui ci troviamo presso il Bosco Sacro a Jesolo, terremo il rito relativo al giorno pagano della memoria. Il giorno pagano della memoria viene istituito al fine di ricordare tutti coloro che furono massacrati dalle esigenze cristiane di imporre il loro Dio. Viene istituito per ricordare la distruzione delle società civili operate dai cristiani. Viene istituito per ricordare la necessità degli uomini e delle società di uscire dall'orrore dell'ideologia cristiana. Questo giorno vuole rendere onore a chiunque fu travolto dall'onda nera del cristianesimo. Questo giorno vuole rendere onore a tutti coloro che agirono per riportare l'umanità fuori dall'orrore dell'assolutismo cristiano. Vogliamo ricordare gli antichi popoli che furono massacrati dai cristiani e le chiese e le antiche religioni che furono vilipese, offese, denigrate dall'odio cristiano. Vogliamo ricordare tutti coloro che aiutarono le società civili ad uscire dall'assolutismo cristiano, coloro che vennero chiamati eretici, coloro che vennero chiamate streghe, coloro che vennero chiamati ribelli, filosofi, pensatori, emarginati, e ringraziarli per aver messo la moneta della loro vita nel calderone della ricchezza umana. Li ricordiamo attraverso il fuoco della conoscenza che ardeva in loro, il fuoco della volontà che ardeva in loro, il fuoco della libertà che ardeva in loro. E ricordiamo questo fuoco antico per farlo ardere ancora attraverso noi, perché i pagani non avranno un futuro se non ricorderanno il passato. Il rito del ricordo è il 24 febbraio presso il Bosco Sacro di Jesolo, in via Cagamba, settima traversa, numero civico 35, comunque saremo tutti là, e si prega i partecipanti di essere sul posto almeno per le 17.30. Si ricorda di portare i propri tamburi o tamburelli. Indicativamente, dopo il rito, le persone si possono fermare per una pizza. Il significato del rito: il fuoco nel crogiolo starà a significare il fuoco di libertà che arde dentro il cuore degli uomini, ogni singolo uomo che si è contrapposto all'orrore cristiano nel corso di tutti i secoli, e c'è sempre stato qualcuno che ha tenuto accesa la fiamma anche nei momenti più bui dell'esistenza. Tutti gli esseri umani che si sono opposti all'orrore cristiano erano dei Prometeo che alimentavano la fiamma della conoscenza dentro loro stessi. Con questa fiamma accendevano la libertà nelle condizioni culturali che trovavano. Questo è il significato del piccolo fuoco. Ogni popolo saccheggiato, ogni eretico incarcerato o bruciato, ogni strega incarcerato o bruciato, ogni filosofo o amante della vita incarcerato o bruciato, era un Prometeo. Qualche volta succedeva che le fiamme dei Prometeo diventavano fiamme di molti Prometeo, e allora le piccole fiamme diventavano grandi fiamme. Quando vennero spenti i fuochi di Vesta e di Percunas, le persone cessarono di guardare verso il cielo e guardarono nei sentimenti delle persone laddove il fuoco si era nascosto. Quando con gli inni le persone ricordano, allora i fuochi si riaccendono e le persone possono guardare il tempo che viene al loro incontro, consapevoli del tempo che è passato. E allora si può fare la festa, dividere i fuochi e si può finalmente guardare il futuro con la consapevolezza di ciò che è stato. Questo è il senso del rito del giorno pagano della memoria. Solamente il 24 febbraio si terrà il rito, scusate, del giorno pagano della memoria, e il 24 marzo si terrà il rito dell'equinozio di primavera, la celebrazione della nascita. Bene, allora l'appuntamento è per il 24 febbraio presso il Bosco Sacro a Jesolo. Per continuare il discorso sulla percezione extrasensoriale che abbiamo iniziato ancora da un po' di tempo,
Questa sera parleremo di gli effetti della percezione extrasensoriale, quella percezione che va fuori alla normale percezione dell'individuo. Ora, il problema della stregoneria è che le persone si rendono conto di percepire e di intuire delle cose, ma non sanno perché le intuiscono. Cioè, io so di fare delle cose, ma non so quali meccanismi dentro di me si mettono in moto per percepire quelle cose. I meccanismi me li svela un po' alla volta la scienza, cioè la ricerca scientifica mi svelano dei meccanismi intimi che purtroppo mi danno degli effetti. Allora, se io ho degli effetti, non è che gli effetti non esistono solo perché la scienza non ha scoperto il meccanismo. E io quegli effetti comunque li uso, anche se la scienza non ha scoperto il meccanismo. È un discorso che già avevo fatto tanto tempo fa, no? L'ho anche ripetuto. Cioè, anche se Archimede non aveva scoperto il principio di galleggiamento, gli uomini usavano tronchi e navi per attraversare i mari e per attraversare i fiumi. Per cui non è necessario che la scienza scopra il principio di galleggiamento perché gli uomini usino le barche. Gli uomini usano le barche perché ciò funziona. Dopo la scienza scopre il principio di galleggiamento e dopo si possono fare chiaramente altre cose. Lo stesso vale per il cervello nello stomaco. Il cervello nello stomaco, la scienza ce l'ha detto l'anno scorso, da un paio d'anni, un anno e mezzo fa, ha scoperto che esiste una struttura neuronale all'interno dello stomaco che è circa il 10% della struttura neuronale che è il cervello principale. E il 10% vuol dire una cosa enorme. Cioè, se voi pensate che del nostro cervello principale noi ne usiamo una frazione, cioè si dice che ne usiamo una frazione abbastanza limitata, no? Per riuscire a produrre quello che noi facciamo, rispetto a un cervello nello stomaco la percentuale è il 10%, significa una percentuale estremamente alta, cioè significa praticamente un altro cervello che lavora al 100%. Gli effetti di quel cervello nello stomaco, io ho cominciato ad averne la consapevolezza dell'esistenza di quel cervello in un lontano giorno del 1990, quando il sottoscritto non sapeva come venire fuori da una situazione assurda, allucinante, roba da fuori di testa, iniziò uno sciopero della fame. Ho iniziato uno sciopero della fame che è durato 18 giorni e a un certo punto, dopo tutta una serie di trasformazioni, ho un diario da qualche parte, anche delle sensazioni, dell'esplosione delle sensazioni che è avvenuta, a un certo punto mi sono accorto che io avevo la capacità di sapere esattamente cosa c'era dentro gli oggetti. Cioè, guardando un oggetto, sapevo esattamente se quell'oggetto potevo mangiarmelo, cosa mi avrebbe dato, cosa era composto. Cioè, all'inizio, i primi giorni, mi sognavo anche piatti di pasta asciutta, se vogliamo, no? Cioè, minestroni, tutte le ricette più impensabili. Poi, a un certo punto, mi sono accorto che io sapevo esattamente cosa c'era dentro gli oggetti. Praticamente tutto quello che ho fatto di stregoneria, ascoltare le correnti vegetative, ascoltare dentro di me, in quella situazione anomala che si era verificata, praticamente questo cervello nello stomaco stava funzionando al 1000%. Chiaramente mi stava dicendo, oh cocco, vedi un po' di mangiare, perché così non andiamo avanti, però in realtà si era messo a funzionare in una maniera spaventosa. E torno a ripetere, ho un diario di quel periodo che ormai è vecchio, circa 17 anni fa. Dopo, quando ho ripreso a mangiare, ho ripreso a funzionare, in effetti mi sono accorto di avere una particolare sensibilità anche di percepire esattamente di cosa erano fatti gli oggetti e la relazione della commestibilità degli oggetti rispetto a quello che mi serviva. Questo meccanismo poi l'ho sviluppato anche per altre cose, dopo magari vi dirò, forse un giorno vi dirò anche con le erbe come funziona, ma comunque non è importante, l'ho sviluppato ancora, gli ho dato una disciplina un po' diversa, finché un giorno, un paio di anni fa, un anno e mezzo fa, l'articolo che ho qui del 3 novembre del 2005, circa un anno e mezzo fa,
La diffusione scientifica mi dice che effettivamente è inutile che tu pensi che siano delle cose strane. In realtà all'interno dello stomaco c'è un cervello che ha delle capacità peculiari, per cui in quella situazione ciò è assolutamente comprensibile quello che mi era successo. Allora, deduzione è questa. Esiste un cervello, un altro cervello dentro di noi che noi possiamo mettere in moto e che normalmente ignoriamo. Ascoltare le correnti vegetative serve assolutamente a questo. E io in questi brevi testi che vi faccio relative alla percezione extrasensoriale, praticamente vi sto dicendo, cochi belli, vedete un po' di sviluppare le vostre capacità che avete dentro di voi. Avete 1 miliardo di capacità che tenete assopite e non usate. Con il crogiolo dello stregone vi ho spiegato come farli uscire quelle capacità. Con i test invece che vi sto facendo adesso, vi sto dimostrando che la ricerca scientifica dice che in effetti quelle cose ci sono. Vediamo il cervello nello stomaco. Scoperte continue da parte della scienza, ma anche quesiti che si presentano alla scienza e che la scienza ha sempre guardato con sufficienza. Non si tratta soltanto di risposte psichiche, ma di organizzazione neuronale, rilascio di sostanze che costruiscono connessioni cerebrali o invadono il corpo fisico. Oppure l'ultima scoperta, secondo cui il nervo vago è la connessione fra un vero e proprio cervello situato nello stomaco con una complessità neuronale pari al 10% del cervello centrale e la parte profonda del cervello centrale. Cosa significa la scoperta del cervello nello stomaco? Significa spiegare la capacità intuitiva delle persone in relazione agli oggetti del mondo che intervengono nella sua salute, nella sua alimentazione e nell'individuazione delle qualità interne degli oggetti stessi. Proviamo a leggere un articoletto, naturalmente ho preso nel scrivere questo, l'articolo più breve che avevo a disposizione. E l'articolo più breve l'ho preso da Salute di Repubblica del 3 novembre 2005. Intestino, un secondo cervello. Una fitta rete di neuroni per regolare il meccanismo fame e sazietà. Non uno, ma due cervelli. Il primo, il sistema nervoso centrale, è una vecchia conoscenza, si trova nel cranio, il cervello normale. Il secondo, invece, è scoperta recente, è il sistema nervoso enterico e ha sede nell'intestino, tract d'union. Il nervo vago. Secondo cervello, così è stato ribattezzato l'intestino da Michel de Gerson, autore del saggio Il bestsellers in tema, The Second Brain, e direttore del Dipartimento di Anatomia e Biologia della Columbia University di New York, nonché componente di spicco di un gruppo di ricercatori che da anni studiano i rapporti fra il cervello e l'intestino. Il compito del secondo cervello, o cervello viscerale, gestire in quasi totale autonomia rispetto al cervello centrale ogni aspetto e fase del processo digestivo dell'esofago, dall'esofago allo stomaco, dall'intestino tenue al colon. E per risolvere questo compito il sistema nervoso enterico usa gli stessi strumenti del cervello centrale, ovvero una fitta rete di circuiti neuronali, neurotrasmettitori e proteine. Per esempio, per regolare l'assunzione del cibo produce due molecole. L'oleiletanolamide che induce sazietà ed è prodotta dopo i pasti e l'anandamide che invece stimola l'appetito ed è sintetizzata in fase di digiuno. Dice Cestaro, anche il 90% circa di serotonina, la sostanza che ha un ruolo fondamentale nella selezione del benessere e il buon umore, è prodotto nell'intestino dove agisce come neurotrasmettitore e meccanismo di segnalazione. In sintesi, è proprio nell'intestino che vengono prodotti neurotrasmettitori e proteine che contribuiscono al buon funzionamento del cervello centrale e dunque dell'intero apparato biocibernetico, il corpo. E sempre il cervello enterico secerne sostanze psicoattive, oppiacei, antidolorifici e calmanti che influenzano gli stati d'animo. Da questa importante scoperta è nata la neurogastroenterologia,
gastroenterologia, che studia le reazioni fra digestione e umore e apre nuove prospettive dietetiche e curative nelle quali l'alimentazione gioca un ruolo chiave. Ma la scoperta del cervello viscerale avvalora in qualche modo anche principi propri della psicoanalisi, della psicosomatica, ovvero l'associazione tra pancia, intestino ed istinti e emozioni inconscio. Inoltre, indirettamente, avvalora le pratiche salutistiche e di medicina naturale che affidano un ruolo basilare al riequilibrio delle funzioni intestinali nella cura di vari disturbi. L'articolo è a firma di C. Bor. Dunque, la scoperta avvalora un'altra capacità extrasensoriale delle persone, la capacità di leggere dentro gli oggetti del mondo in base alle proprie necessità, sapere che cosa porta al benessere e che cosa è nocivo, l'empatia dello stomaco con gli oggetti del mondo, le assonanze, capire quale pianta è commestibile e quale non lo è, quale erba funziona per il nostro benessere e quale è velenosa. Gli esseri umani lo conoscono come sapere culturale, non lo conoscono come capacità di costruire delle assonanze, delle relazioni empatiche fra l'uomo e il mondo in cui vive. Eppure 5 milioni di anni fa l'essere umano sapeva che cosa gli avrebbe nuociuto e lo distingueva da quello che lo avrebbe nutrito, col quale avrebbe ripristinato il proprio benessere. Sentire il mondo con lo stomaco, reagire agli stimoli del mondo con lo stomaco, erano delle reazioni note. La psicologia già ci lavorava, ma l'educazione impediva la percezione dello stomaco di giungere alla coscienza. Solo che il cervello dello stomaco è un equilibratore dell'intero organismo. Anche il 90% circa di serotonina, la sostanza che ha un ruolo fondamentale nella selezione di benessere, di buon umore, è prodotta nell'intestino, dove agisce come neurotrasmettitore e meccanismo di selezione. In sintesi, è proprio nell'intestino che vengono prodotti neurotrasmettitori e proteine che contribuiscono al buon funzionamento del cervello centrale e dunque dell'intero apparato biocibernetico, cioè dell'intero corpo. Il benessere con cui affrontiamo la nostra esistenza è segnalato dal cervello dello stomaco, che provvede a regolare il buon funzionamento del cervello centrale e dell'intero corpo dell'individuo. Ma se il cervello dello stomaco segnala il benessere, segnala anche ciò che ostacola il benessere e sollecita la soluzione del problema che agisce come ostacolo e la segnala mediante un segnale empatico. Così il bisogno di un cibo particolare, il piacere di un gusto per sopperire a delle carenze alimentari, fa parte della ricerca di equilibrio che il nostro cervello dello stomaco ritiene importante. E, niente, c'è la. Ricordo qualche anno fa, ma una ventina d'anni fa, anche di più, di un bambino che era stato preso, è stato visto leccare dal muro quella polverina bianca che ogni tanto viene trasudata dai muri, no? San nitro. Ebbene, le analisi hanno dimostrato che il suo corpo aveva bisogno di quel tipo di san nitro. In pratica, quella cosa gli piaceva talmente tanto di andarla a leccare. Ed era un segnale che gli arrivava dallo stomaco e che gli faceva piacere così tanto quella cosa da doverla andare a leccare. E il suo corpo aveva in effetti necessità di quel tipo di sal nitro. Quando l'organismo è in sofferenza, si acuisce il bisogno di specifici elementi e si è attratti dagli elementi presenti in cibi specifici. In stregoneria faceva parte dell'arte di ascoltare il mondo, imparare a sapere che cosa era importante per noi, sentirlo sullo e nello stomaco, ascoltare il mondo con lo stomaco. Era una capacità extrasensoriale della quale la scienza ha trovato una base fisiologica. Ma ora che la scienza mi ha dato la spiegazione, tu puoi ascoltare il mondo che ti circonda perché nel tuo stomaco c'è un vero e proprio cervello collegato al cervello centrale mediante il nervo vago. A me cambia qualche cosa? La scienza mi ha facilitato nella mia attività di ascoltare il mondo mediante il cervello nello stomaco di portare il percepito alla coscienza? No, la scienza ha dato una spiegazione di ciò che fa un aspetto della stregoneria.
ma le persone che non sono educate ad ascoltare i segnali dentro di loro continueranno a non ascoltare i segnali dentro di loro, continueranno a non percepire il mondo mediante lo stomaco, e anche quando lo percepiranno, i fenomeni percepiti non giungeranno alla loro coscienza. Cioè, io posso stare qui a questi microfoni e a raccontarvi come è brava la scienza che ha scoperto che nello stomaco c'è un cervello, ma il mio problema fondamentale non è che la scienza mi scopra che io nel cervello c'ho uno stomaco. Il problema chiave è che io sia in grado di usarlo sto cervello, cioè di farlo funzionare al 100% in modo che i suoi segnali giungano alla coscienza. Cioè, questo a me interessa. Chiaramente, se io devo discutere per i microfoni di una radio, piuttosto che andare a dire guarda che io sento le cose con lo stomaco, e uno mi guarda perplesso e mi dice tu senti le cose con lo stomaco, e io dico sì, sento delle cose con lo stomaco, ma ti sei matto, mi dice. Mentre invece se io ho un laboratorio scientifico, una pubblicazione scientifica che mi dà delle dimostrazioni, che mi dà delle spiegazioni, posso dire alle persone guarda che nella tua pancia c'è un cervello che ti permette di sentire le cose con lo stomaco, non perché te lo dico io che nella tua pancia c'è un cervello, ma perché la rivista scientifica Analisi di Laboratorio ha scoperto che c'è un intreccio neuronale all'interno del tuo cervello. Però il fatto che tu riesca o meno ad ascoltare le cose con lo stomaco dipende da altre cose, dipende dal tuo percorso di consapevolezza di ciò che è il tuo stomaco. Se vogliamo far piacere a Francesco, potrebbe inserirsi nel conosci te stesso. In realtà sarebbe impara ad usare te stesso, impara ad usare le tue potenzialità. Ma le tue potenzialità non è che le puoi usare perché le ha scoperte la scienza, ma le puoi usare perché tu le hai risvegliate attraverso un percorso di conoscenza. E sono due cose diverse, la scienza e il percorso di stregoneria. Per cui il crogiolo dello stregone ti consente di usare gli strumenti che hai dentro di te. La scienza può soltanto vedere che effettivamente esistono dei meccanismi che si possono mettere in moto. E basta. Ma è la stregoneria che ti permette quel percorso per cui tu puoi sviluppare te stesso, non la scienza. La scienza può dimostrare che non stai dicendo delle cazzate, che ci sono delle connessioni neuronali che si attivano, può fotografare il passaggio di alcuni segnali all'interno del cervello dalla parte profonda alla parte esterna, ma non può dirti cosa succede e cosa tu devi fare. La sociologia può dirti qual è il miglior comportamento, la pedagogia può dirti alcune cose, la psicologia può fare alcune cose, ma non la scienza. La scienza può soltanto dirti a questa azione corrispondono degli effetti. Chiaro questo? La scienza ha dato una spiegazione di ciò che fa un aspetto della stregoneria, ma le persone non sono educate ad ascoltare i segnali dentro di loro e continueranno a non ascoltare i segnali dentro di loro. Continueranno a non percepire il mondo mediante lo stomaco, e anche quando lo percepiranno, i fenomeni percepiti non giungeranno alla loro coscienza. Ben venga dunque la ricerca scientifica, ma non cambia l'attività dello stregone nel tentativo di usare tutti gli strumenti che possiede per affrontare al meglio la sua esistenza. Ora dovrebbero essere altri quelli che non percepiscono i fenomeni del mondo mediante lo stomaco a chiedersi perché loro non lo fanno, e anche quando lo fanno alla loro coscienza si presenta sempre qualcosa di confuso, ma non se lo chiedono. Per loro è solo una curiosità, una curiosità della quale si può chiacchierare, stupirsi. Dovrebbero fare come gli stregoni. Gli stregoni si chiedono perché sento così poco. Gli altri dovrebbero chiedersi perché non sento niente, pur avendo un cervello nello stomaco. Bene, questa è una dimostrazione anche di ciò che vi abbiamo detto anche tanti anni fa, no? Dove si diceva la tradizione delle erbe, la strega che passa alla figlia i segreti delle erbe, no? Che vengono scoperti.
No, non è questo. Non ha mai passato i segreti delle erbe alla figlia, se non qualcosa in casa. Si passa la capacità di percepire il mondo. Cioè, la conoscenza degli oggetti del mondo viene rinnovata in continuazione, viene riscoperta da ogni generazione. Altrimenti non si capirebbe come popolazioni lontane e distinte abbiano fatto le medesime scoperte. E quando una persona ha il mal di pancia, non è che può dire faccio la sperimentazione delle erbe per vedere quella che funziona. Devi pigliarne una e devi farti passare il mal di pancia il più presto possibile. E se non hai la sensazione di dove trovare gli elementi che ti servono a passare il mal di pancia, tu il mal di pancia te lo tieni. E questo vale anche per la conoscenza delle erbe che hanno molti animali. Se guardiamo l'erba gatta, per esempio, o quel leone che andò a mangiarsi la corteccia di chinino, che scoperto venne usata dopo contro la malaria. Cioè, non è una conoscenza sperimentale, cioè non è una conoscenza culturale che si tramanda di generazione in generazione, anche se questo in molti casi è vero, ma è una conoscenza di relazione, una conoscenza empatica fra il soggetto e il mondo in cui vive. Esiste nell'individuo degli strumenti per conoscere il mondo. Quegli strumenti vengono assordati, vengono accecati, restano sotto la soglia della coscienza ed emergono soltanto se uno va a svegliarli specificatamente. E noi in stregoneria abbiamo trattato quelli che sono venuti ai dibattiti, sanno che cosa vuol dire ascoltare le correnti vegetative per svegliare le nostre capacità interne. Io il dibattito l'ho fatto e il dibattito è anche su internet e c'è anche il dibattito sonoro su internet, in MP3 da scaricarsi. Per cui il fatto che la scienza ci dimostri come questo sia reale, la stregoneria dice sì, tu me lo dimostri scienza, hai scoperto che io ho un cervello nello stomaco, ma non mi dici come io lo faccio funzionare e non mi dici perché. Prima noi non eravamo coscienti di avere un cervello nello stomaco. È importante tutti questi aspetti, perché ciò che a noi interessa è invece farlo esplodere questo cervello. Però già alcune cose, per esempio, le sapevamo, no? Per esempio, qui ho un articolo che è del 2006, no? È del luglio del 2006, per cui dopo l'articolo che vi ho citato, però ripercorre sempre una vecchia idea che era precedente, no? Salute dell'intestino e alimentazione corretta hanno legami stretti. Le più recenti ricerche lo confermano. L'ultima è la Consensus, tieni in forma il tuo intestino, dell'Istituto Oxologico di Milano e promossa da, guarda caso, a Kellogg's. L'indagine ha scoperto che l'alimentazione degli italiani è ancora povera di fibre, un'abitudine negativa che influisce sul corretto funzionamento dell'intestino e dunque sul benessere globale. Parla di fibre, da Kellogg's vi ricordo che fa leci gioco sulle fibre. Le fibre possono essere considerate i maggiori determinatori dello stato di salute intestinale, in quanto influiscono sul modo favorevole di tutte le sue funzioni, spiega Maria Letizia Petroni, responsabile del servizio dietetico e nutrizione clinica dell'IRCS, Istituto Oxologico. Così è stato ideato il programma Fibre e Benessere, che suggerisce semplici e sane abitudini alimentari e non per mantenere il proprio stato di benessere. Tra i punti di iniziativa, capire i propri obiettivi di salute e forma psicologica, agire inserendo gradualmente un corretto apporto di fibre nella propria alimentazione e così via. Cioè praticamente che mangiare in un certo modo costituisce benessere per l'intestino e benessere per tutto il corpo, lo si è saputo, lo si è sempre saputo e le ultime ricerche sono indirizzate anche per trasformare il cibo non solo come nutrimento funzionale alla vita, ma anche come diciamo così, medicina, cioè come attività anche di autoguarigione del corpo mediante l'alimentazione pura e semplice. Per cui sono tutte cose che
che già si sapeva e già si intuiva attraverso vari aspetti, e la scoperta che nel nostro stomaco abbiamo addirittura un cervello, si pone il problema, o meglio, delle persone dovrebbero porsi il problema perché hanno quello del cervello e non lo usano. Beh, molte persone neanche il cervello centrale usano veramente, ma comunque. Bene, visto che ho ancora una ventina di minuti, a proposito, ho trovato l'articolo che l'altra volta non avevo trovato, il cervello, ecco l'interruttore degli allucinogeni, a proposito della la morte come felicità, no? Una trasmissione della volta scorsa, vi ho detto che nel cervello c'è un sistema per cui al momento della morte, cioè vicino alla morte, quando il dolore supera una certa soglia, il dolore viene bloccato dal cervello, proprio con un sistema di inibire quelle che sono le connessioni neuronali del dolore attraverso la produzione di sostanze allucinogene o comunque sostanze che interrompono il flusso del dolore. Pertanto vi dicevo che è inutile che pensare alla morte come un grande dolore, cioè, la morte non è un grande dolore, la morte è un passaggio assolutamente indolore, semmai è nella nostra immaginazione il dolore. Ma per gli ultimi minuti volevo affrontare un altro problema, un'altra questione sempre legata alla percezione extrasensoriale, e in particolare per quanto riguarda quando vi ho raccontato che noi abbiamo all'interno del nostro cervello abbiamo la sovrapposizione di sistemi diversi attraverso i quali percepire il mondo, no? Abbiamo un sistema empatico, poi si è sovrapposto con la struttura neuronale, si è sovrapposto il tatto e sopra ancora si è sovrapposta la vista, no? La vista che ha teso un po' a diventare il nostro senso fondamentale su cui si riassumono un po' tutte le sensazioni che avvengono dentro di noi. Ebbene, affinché avvenga questo, si è creata anche delle particolari strutture neuronali che ci permettono di individuare ciò che è importante per la vista nei confronti dell'uomo. Cioè, l'uomo essenzialmente, o comunque una delle cose più importanti, è capire cosa gli altri pensano guardando i loro visi. Cioè, il viso dell'uomo è un trasmettitore all'interno della specie estremamente importante, cioè gli occhi, il modo di guardare, il modo di corrugare la fronte, il modo di torcere la bocca, il modo del naso, sono tutti segnali di comunicazione non verbale che usiamo per le persone, no? E proprio all'interno di questa comunicazione non verbale, che dopo associamo anche alla comunicazione verbale, e nel cervello si sono strutturati tutta una serie di meccanismi per cui è facile per le persone vedere nelle ombre, nelle nuvole, negli oggetti dei visi. C'è quelli che ha visto la faccia del demonio, no? Nelle Twin Towers, quando gli aerei gli sono andati dentro. Abbiamo una struttura, c'è anche chi ha visto a Padre Pio in un moccio da naso, cioè, abbiamo tutto questo, no? E queste cellule, queste cellule neuronali vengono disciplinate dal singolo individuo nella sua struttura educativa, cioè nel suo processo educazionale, però è un patrimonio di specie, cioè un patrimonio di specie che noi usiamo proprio nella comunicazione con gli altri, ma che diamo l'imprinting, ci diamo un'impronta che è l'impronta educazionale, cioè noi vediamo ciò che noi vogliamo vedere, per cui è nostra personale l'impronta. Per contro, in quell'impronta personale noi proiettiamo quelle che sono le nostre sensazioni. In pratica, quella che è l'ombra nella quale noi individuiamo un viso, la qualità del viso che vediamo dipende dalle sensazioni che noi abbiamo nei confronti di quell'ombra. È come se il viso che noi vediamo nell'ombra in realtà sia un simbolo, un simbolismo di ciò che da dentro di noi tende ad emergere e arrivare alla coscienza. Bene, questa ricerca è venuta fuori recente, è della Repubblica di ieri,
dice: ecco perché vediamo facce anche dove non esistono. Gli studiosi del MIT non hanno importanza nasi o bocche, ma luci e ombre. Per gli esseri umani, una delle specie più sociali mai apparse sulla Terra, riconoscere un volto è così importante che c'è una parte del nostro cervello che si è evoluta apposta per individuare esclusivamente le facce, un onore che non ha avuto nessun'altra parte del corpo, nessun altro oggetto. Ma che cos'è che distingue un volto da qualunque altra cosa, tanto da permetterci di identificarlo anche nelle immagini più sfocate? E come mai invece può capitare di vedere una faccia anche dove non c'è? A queste domande sta dando una sorprendente risposta un gruppo di ricerche su cui riferiva ieri anche il New York Times, da cui emerge che fa scattare l'attività di neuroni, dei neuroni girofusiforme, il nome della circonvoluzione cerebrale che riconosce i volti, bastano pochissimi elementi purché siano disposti nel modo giusto. Questi elementi non sono due occhi, un naso, una bocca, che sono strutture tutto sommato complesse, ricche di dettagli, ma più semplicemente dei rapporti tra zona di luce e ombre, come il fatto che la bocca si trova nel terzo inferiore del viso ed è sempre più scura delle guance che le sono accanto, mentre gli occhi sono nel terzo più in alto e sono più scuri della fronte che sta sopra. Pawan Sia, direttore del laboratorio di ricognizione visiva del Massachusetts Institute of Technology, ha individuato 12 di questi rapporti che costituiscono in totale una sorta di modello universale di faccia, un banale gioco di macchie, insomma, ma che il nostro cervello, e secondo alcuni studi anche quello delle scimmie, è più che sufficiente per vedere una faccia anche in una foto di cui è stato cancellato ogni altro dettaglio, e per vedere facce anche dove facce non ce ne sono affatto, come dimostra esempi quali la famosa faccia su Marte individuata nella regione Cydonia del pianeta rosso da vari ufologi, oppure il toast al formaggio con l'immagine della Madonna che una signora della Florida è riuscita a vedere in internet, che è riuscita a vendere in internet per la bella cifra di $28,000, oppure ancora addirittura il volto del diavolo intravisto da alcuni nel fumo che circondava le Torri Gemelle l'11 settembre. Il bello infatti è che la capacità del nostro cervello di ricostruire l'immagine di un volto disponendo solo di pochi tratti cruciali lo rende anche molto più suscettibile agli inganni. Ma secondo Pawan Sisa, che a gennaio è stato premiato dal National Academy of Science proprio per questa ricerca, è un rischio che vale la pena di correre. In pratica noi riusciamo a scorgere volti anche là dove i volti non ce ne sono, però in realtà tutto questo sistema è un sistema di segnalazione, di intuizioni, di input che da dentro di noi emergono e che predispone questa struttura neuronale a vedere delle cose là dove le cose non ci sono, ma noi vogliamo che ci siano. Ed è una forma di autoinganno che, se usata in maniera corretta, se usata in maniera dal punto di vista della stregoneria, seguendo quello che è il crogiolo dello stregone, ci permette di intuire oggetti che non ci sono, ma i cui effetti agiscono sopra di noi. E a corollario di questo ho un altro articolo che è della Repubblica del 10 novembre 2006, e dice: negli occhi segreto dell'uomo, così parliamo con lo sguardo. Gli scienziati, ecco la chiave della nostra evoluzione. Come al solito, ogni volta che la scienza scopre qualcosa, ti viene fuori il giornalista di turno oppure il divulgatore di turno che dice: ecco, trovata la chiave dell'evoluzione, ecco, abbiamo scoperto perché ci evolviamo. No, non è vero assolutamente. La chiave dell'evoluzione è fatta da migliaia e migliaia di cose messe insieme, che si contrappongono, che interagiscono, che agiscono sulle persone. Però è importante, tutto sommato, trovarle anche queste cose. Quando un uomo volge lo sguardo alla luna, un altro uomo lo segue alzando gli occhi al cielo. Lo scimpanzé invece continua a guardare per terra, alla ricerca di un indizio che riassuma la nostra essenza umana. Gli scienziati sono andati a scovarlo dritto negli occhi.
Il linguaggio silenzioso degli sguardi, che tanto fa parte del nostro modo di scambiarci messaggi, maliziosi e non, per gli antenati armati di arco e frecce, rappresentava uno strumento di caccia prezioso e una chiave, probabilmente non la sola, che ha spinto la nostra evoluzione su un sentiero diverso rispetto a quella dei primati. Uno dei misteri centrali dell'evoluzione è quando gli uomini abbiano iniziato a cooperare fra loro, si è chiesto Michel Tomasello, ricercatore del Max Planck Institute per l'antropologia evolutiva. La risposta pubblicata nel numero di ottobre della rivista Journal of Human Evolution, Tomasello l'ha trovata negli occhi, così ben visibili all'interno del viso e che con il tempo e l'irrobustimento delle relazioni sociali si sono arricchiti di milioni di sfumature espressive. Gli occhi umani, spiega il ricercatore tedesco, sono colorati in modo da rendere evidente sia la loro presenza che la direzione dello sguardo. A differenza dei primati, la sclera è completamente bianca e il contrasto fra l'iride colorata e la pelle chiara, e così via. Cioè, in pratica, cosa dice questo? Che per noi la vista è talmente importante che anche quando percepiamo il mondo lo traduciamo sempre con gli occhi, sulla vista, e con gli occhi noi possiamo parlare alle persone, in particolare i neonati, veramente quando non hanno, e possiamo parlare con le persone con un linguaggio che le parole non sanno descrivere compiutamente. Si tratta di tutti quegli elementi che io sto cercando di mettere insieme per farvi capire che cos'è la percezione extrasensoriale. Cioè, la percezione extrasensoriale degli oggetti del mondo in realtà è una cosa reale, cioè è una cosa che è palpabile, però non è una cosa usabile da tutti. Cioè, non è come dire io ho due gambe per cui cammino. Diciamo che noi siamo in grado di percepire milioni di cose e usare milioni di cose, però fra le milioni di cose che noi abbiamo dentro ne sviluppiamo solo una parte. La stregoneria ne sviluppa un po' di più, ma non per essere che ciò la renda superiore agli altri, ma li rende diversi, cioè li rende alle persone che praticano stregoneria la capacità di percepire e leggere il mondo in maniera diversa. Questo chiaramente, chi ha una grande memoria alla picco della mirandola, si può chiamare anche a quella grande memoria un modo di percezione extrasensoriale, però quando si fa quello in realtà si riversa una grande quantità di energia emotiva all'interno della ragione per ricordare cose della ragione, ma noi abbiamo altre cose su cui riversare la nostra energia emotiva, non semplicemente per nutrire la ragione, ma per comunicare col mondo in cui viviamo. E anche attraverso il nostro stomaco e attraverso i nostri occhi e attraverso i nostri sensi, il mondo ci comunicano cose che non appartengono alla ragione, e l'interpretazione di quegli oggetti e di quei segnali che ci arrivano dal mondo non li possiamo ridurre al già conosciuto, ma dobbiamo riuscire a sospendere a sufficienza il giudizio per riuscire a penetrare quei significati che non sono compresi nella ragione. E tutta questa operazione di sviluppo della nostra conoscenza, dello sviluppo della nostra capacità di interazione col mondo, avviene soltanto se viene praticato con impegno e determinazione quello che è il crogiolo dello stregone. E basta, e in nessun altro modo. Dopodiché la scienza non vi dirà mai come voi potete usare il vostro stomaco. Al massimo potrà inventarvi la pillola che vi aumenta la capacità neuronale, ma anche se vi aumenta la capacità neuronale, voi non sapete che farvene dei neuroni in più. Cioè, non è che vi aumenta l'intelligenza, che vi aumenta la capacità di percezione del mondo, ma siete voi che dovete aumentare la capacità neuronale in funzione del vostro intento. Pertanto non ha senso che la scienza inventi la pillola per aumentare la capacità neuronale, anche perché noi della capacità neuronale, dell'uso del nostro cervello e dell'uso della nostra capacità di percezione ne facciamo l'uso di cui ne abbiamo bisogno,
perché nel momento stesso in cui della percezione non ne abbiamo bisogno, la spegniamo, la chiudiamo, perché non possiamo riversare una quantità di energia in eccesso, perché altrimenti ci bruciamo. E quanto succede per esempio per i cocainomani. I cocainomani non fanno altro che, attraverso la cocaina, pescare grandi quantità di energia al loro interno, prendono l'energia vitale, la trasformano in energia neutra, in energia di movimento, e la bruciano. Tu vai avanti a fare 10 anni il cocainomane, non hai più neanche la forza di guardare il mondo, cioè ti sei bruciato quello che è la vita, perché la vita ha bisogno dei suoi equilibri, ha bisogno dei suoi tempi, e se tu li forzi, perché per cose che hai nella testa, non fai altro che distruggere la tua esistenza. Bene, 049 700 700 049 700 838, visto che ho solo qualche minuto prima di chiudere la trasmissione. Quello che a me interessava farvi comprendere in questo ciclo di trasmissioni, e continuerò ancora andando avanti con la prossima trasmissione, vi parlerò, vediamo un attimo. Pronto? Ciao Ivano, ciao. Grazie, lo so, un saluto. Va bene. Devo ascoltare come solito. Comunque è un dato che te lo telefonare. Quando ti dicevi prima del cervello, non nello stomaco. Sì. Penso che sia non solo nello stomaco, ma anche altri punti. Mi veniva come un corno a dire, ma che si collega ai chakra. C'è qualcosa. Qualcosa? C'è qualcosa, sì. Che si collega ai chakra, è ora che... C'è qualcosa del genere. Il problema è che se entriamo nei chakra, entriamo in un altro mondo, un altro modo di organizzazione della vita. Un altro modo, sì. Però ascoltare le correnti vegetative, esatto. In realtà l'energia passa, diciamo così, dal basso verso l'alto, cioè proprio dallo stomaco. La Kundalini parla dell'osso sacro, no? Sì. Parla dell'osso sacro che dopo apre i chakra fino al cervello, cioè fino alla parte superiore della testa. In realtà se uno ascolta le correnti vegetative, le sente uscire, e quando gli si apre tutto quanto, sente sulla testa come se fossero delle martellate. Sì, sì. Quando sente le martellate sulla testa, significa che il suo scolo di energia è a posto, diciamo. Sì, perché è troppo attinente quello che hai detto, il cervello sullo stomaco, sono anche di più, e anche sull'intestino, di sicuro c'è un qualcosa che... è non indipendente, che è attinente con il cervello centrale, no? Che sì, sì, sì. Porta... nello vago porti i segnali poi dallo stomaco fino al cervello centrale. Esatto. Per cui chiaramente c'è il condotto che va su sulla colonna vertebrale fino alla parte profonda del cervello, cioè fino all'amigdala, e... per cui la parte antica del cervello. E questo ci porta all'istinto e all'intuito. E... sì, esattamente, cioè ci porta alla conoscenza del mondo, che noi chiamiamo istinto, perché non abbiamo la razionalità, no? Esatto. Questo è... Ok. Ok, Ivano. Ciao, bello. Ciao, ciao. Bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, e vi do appuntamento naturalmente per giovedì prossimo, ricordandovi che il 24 febbraio ci troviamo presso il Bosco Sacro di Jesolo per il rito pagano, del giorno pagano della memoria, e sarà un piccolo rito. Comunque ci sarà sempre la divisione del fuoco, ci sarà sempre i passaggi in mezzo al fuoco, che ormai è diventato un classico, diciamo così, dei nostri riti. E naturalmente dopo ci troveremo in pizzeria o da qualche parte a mangiare qualcosa. Ciao a tutti, a risentirci a giovedì prossimo. Mando immediatamente la pubblicità e lascio i microfoni all'amico Stefano. Ciao, 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 ciao.